Ciao a tutti e bentornati in questo percorso in cui appunto andremo a costruire un gioco con il Lira Starter Game e siamo già alla terza puntata, ma diciamo che oggi entriamo un po' nel vivo del programma. Abbiamo visto nelle precedenti puntate appunto qualche settaggio generale dell'Ira per iniziare un pochino a lavorare in maniera semplice e tranquilla. Abbiamo visto un metodo per appunto procurarci dei personaggi giocabili tutti nostri in maniera divertente e rapida, e appunto oggi andremo a vedere come implementare queste risorse all'interno del programma Unreal Engine. Io sono Teschio81, quello che vedete ora sullo schermo appunto sarà il risultato finale del nostro lavoro di oggi, e quindi andiamo a sostituire i metaumani che ci sono stati dati di default con i nostri personaggi metaumani. Prima di iniziare, volevo fare una piccola precisazione che ho dimenticato di fare nello scorso video. La prima precisazione che voglio fare appunto mi ero dimenticato di dirvi che qui possiamo appunto cambiare il nome del nostro personaggio, ma ora poi lo vedremo in gioco, che ovviamente non sarà fondamentale, nel senso che poi in gioco avremo il nostro blueprint, i nostri personaggi li possiamo tranquillamente cambiare da lì. Unica cosa che, seconda precisazione, mi attacco alla seconda precisazione, tenete conto che per fare un gioco, uno sparatutto, che può essere come COD, Fortnite, o qualsiasi altro gioco appunto che vi viene in mente, hanno un minimo di 12, 16, a volte anche 30 personaggi, e ogni personaggio ha poi la propria variante, e quindi diciamo che i personaggi iniziano a essere un po' tanti, quindi se riuscite poi a cambiare il nome qua vi verrà più comodo nel momento dell'importazione all'interno del progetto. E continuo con appunto la seconda cosa che vi volevo dire, che era siccome avremo tanti personaggi, e quando iniziate a creare la vostra serie di metaumani, io direi che potreste già iniziare a farvi un'idea di che tipi di personaggio vorreste nel vostro gioco, in modo da non creare personaggi inutilmente e perdere parecchio tempo per poi rifare il lavoro, perché poi anche inserire i personaggi all'interno di Unreal Engine comporta comunque un pochino di tempo, poco, ma un po' di tempo ci vuole. Stare a rifare tutto non è una cosa simpatica, quindi indirizzate già le vostre idee nel progetto appunto che volete portare avanti. Iniziamo subito con questa seconda parte, Windows, a Pixel Bridge, che è diciamo il sito su cui abbiamo creato i nostri metaumani. Vi si aprirà ovviamente la pagina del Pixel Bridge all'interno di Unreal Engine, perché sono collegate, e dovreste ovviamente registrarvi o fare un login, e da questo punto, se non ve lo fa fare in automatico, per poter appunto interagire con il sito. Ovviamente non lo sto neanche a dire, ma lo dico, l'account che inserite all'interno di questo bridge, all'interno del programma, deve essere lo stesso che utilizzate su internet nel vostro browser per creare metaumani, in modo che se poi andiamo qua nella cartella metaumani a sinistra, come vedete abbiamo la sezione dei metaumani di default che ci viene fornita appunto, e possiamo già utilizzarla subito, oppure andate nella pagina My MetaHumans e troveremo appunto i metaumani da noi costruiti. Questa in questo caso si chiama Clara, l'abbiamo costruito nella scorsa puntata, ma come dicevo non lo utilizzeremo perché avevo già preparato altri 4 meta umani e vorrei usarne più di uno in questo tutorial, perché appunto volevo farvi vedere come passare poi da un meta umano all'altro. Per scaricarli andiamo in questo angolino destro in alto. Io ho già scaricato i dati sul computer, come vedete ho già la freccettina verde, e a questo punto bisogna importarli nel programma, quindi i passaggi saranno due: scaricare i dati sul computer e poi importarli nel programma. E una volta che li avete scaricati sul computer, importarli nel programma sarà un procedimento abbastanza rapido.
clicchiamo sulla freccetta blu, facciamo la prima importazione. Io consiglio di importare prima un personaggio e una volta che avete impostato tutto, importare gli altri, perché se no vi sovrascrive alcuni dati e ora andremo a vedere. Quindi andiamo nel nostro content browser, troveremo il nostro personaggio dentro la cartella content. Come vedete si è creata una nuova cartella Meta Humans, la clicchiamo e come vedete abbiamo la nostra cartella che si chiama Grace, poi la rinomineremo appunto da qua perché c'è ancora il nome che è stato inserito nel programma. La apriamo e come vedete qua abbiamo il nostro progetto. Adesso che abbiamo ottenuto diciamo la cartella principale, clicchiamo sugli altri personaggi uno per volta. Come vedete fa uno scanning degli asset esistenti, quello che vi dicevo poco fa, per il quale appunto dobbiamo crearne almeno prima uno e poi tutti gli altri. E una volta creato diciamo anche il secondo personaggio, si aggancia appunto al primo, quindi iniziano ad aprirsi i vari plugin che vengono richiesti per l'utilizzo dei metaumani e ovviamente li abilitiamo. E facciamo lo stesso con gli altri due personaggi. Come vedete, adesso che ha fatto anche lo scanning, è molto rapido l'inserimento. Ci viene chiesto di riavviare il computer appunto perché abbiamo abilitato i plugin, ma non sono tutti abilitati. Quindi possiamo tranquillamente chiudere la cartella bridge, aprire il nostro blueprint in modo che ci apra tutti i plugin che servono e possiamo abilitarli senza andarli a cercare manualmente. Come vedete ci dà un mucchio di errori e a questo punto possiamo tranquillamente riavviare il progetto. Ci vediamo tra un attimo. Una volta riavviato il progetto, quindi ci troviamo con la nostra cartella all'interno di Content MetaHumans, con una cartella principale che contiene tutti i dati comuni ai vari personaggi e una cartella per ogni personaggio che possiamo tranquillamente aprire e troviamo tutto come nella prima cartella, quindi ogni personaggio è a sé. Altra cosa che voglio fare, potremmo iniziare per esempio a fare un po' di ordine. Come vedete il Lira purtroppo è molto confusionario, noi aggiungeremo alcuni componenti nostri, quindi io direi di fare una cartella nuova e la potremmo chiamare My Shooter Game, in modo da avere tutte le nostre cose, quasi tutte le nostre cose qua all'interno, dico quasi perché alcune cose non sono che andremo a modificare non potranno essere spostate perché creeremo problemi a tutto il progetto, quindi quelle lì le dovremo semplicemente memorizzare, sapere dove sono e colorarle appunto come abbiamo fatto per la cartella plugins. Possiamo iniziare appunto ad organizzarlo, a fare per esempio una cartella characters e poi potremo ovviamente ampliare successivamente con le altre risorse e riordinarlo ulteriormente. Per il momento ce la facciamo bastare, coloriamo in modo da avercela subito sott'occhio, creiamo un colore rapido, tanto va bene, basta che sia visibile. All'interno del My Shooter Game abbiamo appunto, come dicevo, la nostra cartella character. All'interno della nostra cartella character andremo a inserire tutta la nostra cartella dei metaumani. Ci metterà un po' di tempo, dovete aspettare un pochino. Una volta fatto tutto il passaggio, io ho fatto un'altra piccola modifica che vi consiglio di fare prima del passaggio della cartella dei metaumani, se no vi tocca aspettare il doppio del tempo. Ho inserito una A prima di My Shooter in modo che mi rimanga anche in testa la classifica della pagina. Ok, fatto questo, siccome abbiamo fatto un passaggio abbastanza importante, ci ha messo un po' di tempo, dobbiamo un attimino fissare le redirectors, in modo che tutti i collegamenti siano fissati. A questo punto dovrebbe farci anche cancellare la cartella che aveva appunto delle direttive dentro che sono state teoricamente adesso spostate e dovrebbe farla cancellare. Se non si potesse cancellare vi faccio vedere il sistema più drastico. L'eliminazione di base non ha funzionato, bisogna passare al metodo più drastico, così vi faccio direttamente vedere se vi dovesse risuccedere. Andate semplicemente nella vostra cartella Content, cercate la cartella da eliminare, quindi MetaHumans, e facciamo elimina. Come vedete è scomparsa e possiamo tornare a lavorare.
Perfetto, adesso il nostro progetto è pulito, abbiamo tutto reindirizzato giusto, abbiamo la nostra cartella con i nostri personaggi. Prossima cosa che voglio fare, appunto, è creare il retarget per far funzionare il nostro personaggio all'interno del gioco. Retarget che in contemporanea è anche il nostro animation blueprint. Quindi apriamo il nostro personaggio. E già che siamo qui, come vedete, è senza capelli perché è caricato il LOD. Quindi, per aggiustare questo piccolo dettaglio, andiamo sul LOD Sync e andiamo a forzare. Come vedete, su meno 1 lo mettiamo a 1. Il LOD Sync praticamente ecco la funzione che permette di eliminare alcuni dettagli quando gli oggetti e i personaggi sono in lontananza, in modo appunto da alleggerire un po' il progetto. Però appunto ci sono alcuni oggetti, alcune cose che non possiamo andare a scalare, quindi andiamo a forzare il LOD e come vedete con qualsiasi livello di zoom mantiene sempre i suoi dettagli. Andiamo su il corpo che contiene il nostro scheletro che fa muovere tutto e andando a cercare il nostro scheletro possiamo iniziare ad aggiungere il retarget. Quindi clicchiamo con il tasto destro del mouse sullo scheletro, andiamo sulla tendina Create e andiamo a creare un animation blueprint. Ci verrà ovviamente creato direttamente nella cartella dello scheletro. Lo rinominiamo, è l'unico animation blueprint retarget che usiamo, quindi possiamo rinominarlo direttamente animation blueprint direttamente per tutti i metaumani, humans, e la possiamo già spostare nella nostra cartella characters. Io la metterò direttamente dentro la cartella characters metahumans, in modo da averla subito a disposizione nel caso dovesse servire, tanto è solo un singolo file. Mi raccomando, fate sempre caso ai prefissi, perché soprattutto se volete creare dei progetti, ora no, questo non è il caso, ma volete creare dei progetti per il marketplace, deve essere tutto reindirizzato nella maniera più corretta. Tutti i prefissi li trovate su internet se avete dubbi. Andiamo avanti. Qui abbiamo il nostro animation blueprint. Quello che dobbiamo fare è semplicemente dall'output pose, tiriamo da result e cerchiamo ovviamente il nodo di retargeting, target pose from mesh. Questo qua ci permette direttamente di ritaggare il nostro scheletro all'interno dell'animation blueprint. Selezioniamo e andiamo a scegliere il retarget che più ci interessa. Ovviamente il retarget è quel sistema che permette di mettere in comunicazione i due scheletri. Qui ce ne abbiamo già uno pronto per noi che si chiama MetaHumans, che mette in collegamento il nostro scheletro dei metaumani con lo scheletro Queen, che sarebbe questo scheletro qua del manichino principale Unreal Engine. Lo selezioniamo. Qui non dobbiamo fare altro, abbiamo il retargeting e il nostro animation blueprint, o dobbiamo ovviamente andarlo ad impostare al nostro personaggio. Andiamo su Body, ovviamente dove è contenuto tutti i dati del nostro scheletro, usiamo il nostro animation blueprint e selezioniamo il nostro animation blueprint che abbiamo creato prima, quindi quello che contiene il retarget. Compiliamo, salviamo. Adesso che abbiamo tutti i componenti per utilizzare il nostro personaggio, dobbiamo appunto farlo comparire in gioco. Siccome l'IRA appunto non è proprio così semplice da utilizzare ed è tutto molto incastonato, abbiamo un sistema apposta per far questo. Quindi non basta portare il personaggio in gioco nella maniera semplice, ma dobbiamo andare su Content, Characters, Cosmetics. E qui appunto troviamo i personaggi che normalmente vengono dati in dotazione per l'utilizzo del gioco e troviamo anche questo blueprint chiamato Pickup Random Character. Ci clicchiamo sopra e come vediamo è un blueprint molto semplice che serve appunto solo a portare in gioco i nostri personaggi. Al momento è un minimo randomizzato, come vedete, con semplicemente due personaggi base, quindi se noi ora andassimo a giocare
giocare, avremo una selezione casuale di questi due personaggi, quindi di Manny e di Quinn, la versione maschile e femminile dei manichini Unreal Engine. Noi la andiamo a sostituire, per il momento facciamo una sostituzione rapida solo per vedere se funziona, quindi Alt e clic con il tasto sinistro per sganciare, oppure potete semplicemente col tasto destro aprire la tendina e toglierla. Questo al momento lo spostiamo qua di lato, perché poi magari dopo vi faccio vedere come fare una piccola randomizzazione di due personaggi. E ora, semplicemente per vedere come funziona, andare a richiamare il nostro giocatore all'interno. Scriviamo Grace, eccola qua, e ora andiamo a vedere che succede se giochiamo. Partiamo direttamente qui da il front end, e magari dopo lo cambiamo e partiamo direttamente dalla mappa per fare un po' prima. Scegliamo la partita veloce. Quello che dovrebbe succedere adesso, appunto, che dovremmo avere tutti i personaggi con il nostro Grace. La nostra Grace ovviamente funziona, come vedete è bellissima, ha le movenze giuste, la pistola appunto inserita giusta, e come potete vedere possiamo, ora salta un po' perché c'è anche la registrazione, mirare, sparare, cambiare armi, insomma fare tutto quello che ci viene fornito di base con il nostro personaggio. Unico problema, appunto, che poi andremo a vedere un attimino come sistemare nel prossimo tutorial, è che tutti i personaggi sono identici con il nostro Grace. Vi faccio semplicemente vedere una piccola randomizzazione, che è quella che ci viene fornita dal programma, che semplicemente possiamo riattaccare questo nodo e mettere, per esempio, nel nostro primo personaggio andiamo a rimettere la nostra Grace, e come secondo personaggio selezionato ci darà Quinn. Andremo poi a creare un sistema un po' più ampio per inserire tutti i personaggi che vogliamo. In questo caso noi ne abbiamo 4, quindi non abbiamo modo di utilizzarli tutti, dobbiamo per forza andare a cambiare qualcosa. Vediamo come funziona. Dopodiché direi che chiuderemo qui questo tutorial e passeremo al prossimo, appunto, per vedere la randomizzazione del personaggio, e poi nello stesso tutorial o nel successivo andremo a vedere come selezionare un personaggio che non sia in questo caso random, perché se andiamo a giocare in questo preciso istante, adesso come vedremo, potremo giocare sia con Quinn che con Grace nella stessa maniera, diciamo, perché come vediamo, se appunto torniamo indietro, andiamo a scegliere magari una partita personalizzata in modo da poter togliere i bot e guardarlo in maniera un po' più attenta. In questo caso, come vedete, ci ha dato appunto anche Grace invece che Quinn, quindi possiamo utilizzarli tutti alla stessa maniera. Nel caso noi volessimo, per esempio, testarlo con due giocatori, perché ricordiamoci appunto che è anche multiplayer questo gioco, possiamo appunto selezionare, non so se avete visto, il numero di giocatori che vogliamo, fino a 4, e selezionare, in questo caso possiamo selezionare in modalità standalone, quindi giochiamo da soli, cioè giochiamo in due persone a due giochi divisi, oppure appunto se vogliamo giocare insieme all'interno di questo quadro possiamo renderci o server o client, e al momento ci rendiamo client e schiacciamo appunto play. Come vedete, crea due pagine che possiamo utilizzare in maniera separata. Come vediamo, se io adesso in questo caso scelgo una partita, togliamo i bot, selezioniamo per esempio controllo, iniziamo la partita e abbiamo il nostro personaggio Unreal Engine. Nel momento in cui un altro giocatore entra, quindi da browser, andiamo a cercare, e sulla stessa linea dovrebbe adesso trovarci appunto la partita in corso, come vedete controllo, e ci dà anche appunto altri riferimenti per poi decidere se partecipare o no alla partita. In questo caso ci ha dato la nostra Grace,
Quindi se andiamo in giro, appunto troveremo, mi lagga un pochino purtroppo per la registrazione, ma come vedete qui abbiamo la nostra Queen e possiamo anche ucciderla. Perfetto, per il momento è tutto, abbiamo capito un po' come funzionano i metaumani, come funziona il sistema appunto dei personaggi del modello Lyra e abbiamo appunto iniziato a vedere un pochino la selezione dei personaggi. Ci vediamo nel prossimo tutorial e vi ringrazio per aver guardato. Se il tutorial vi è piaciuto, è stato interessante, potete iscrivervi se vi fa piacere al canale e lasciare un like, questo farebbe veramente piacere. Grazie a tutti e ci vediamo presto.